avrete già capito dalla presentazione che non sono un medico e sono un chimico farmaceutico, sempre questa parola farmaceutico che mi perseguita, sono laureato in chimica e tecnologia farmaceutico, ho due fratelli medici, quindi non sono un medico, ma la medicina mi è molto, molto vicina. E ci tengo e ci tenevo a chiacchierare con voi per farvi vedere lo stesso problema di cui stiamo parlando da questa mattina da un'ottica diversa, che è l'ottica del ricercatore, perché il mio lavoro ogni giorno è, oltre a insegnare appunto chimica farmaceutica, fare ricerca in laboratorio, ricerca di tipo chimico ma applicato ai farmaci, e quindi rivedere in qualche modo un po' quello che è tutto quello che avete sentito questa mattina, ma vista da un'ottica diversa, cioè non dal clinico, colui il quale ha di fronte una persona e deve risolvere una patologia, ma dall'ottica di una persona che intende capire quali sono le differenze, le similitudini tra un alimento e un farmaco. E perché? Perché questa curiosità? Certamente è una curiosità scientifica, ma è anche una curiosità che secondo me può avere una ricaduta sociale molto molto valida. In che senso? Nel senso del titolo. Cioè abbiamo sentito stamattina, c'era l'assessore alla sanità, qui abbiamo il direttore generale di un'ASL, che i soldi per la farmaceutica non ci sono più. Ce l'hanno detto in tutte le salse, non ci sono i soldi per un'assistenza farmaceutica come la immaginiamo noi o come la conosciamo noi. Come mai? I motivi sono tanti. Uno, si è allungata la vita media. Due, tutti quanti conosciamo di più, capiamo di più e cerchiamo di vivere più a lungo. Tre, i farmaci costano di più. Se provate a chiedere al direttore quanto costa un antinfiammatorio di tipo biologico cosiddetto rispetto ai vecchi antinfiammatori, capirete che i farmaci oggi costano molto di più. Altro problema, oggi mettere in commercio una nuova molecola per qualunque azienda, stamattina ho sentito parlare, è molto facile parlare molto male delle multinazionali, il guadagno, le aziende multinazionali, la spinta verso nuovi farmaci e così via. Signori, oggi quasi nessuna azienda multinazionale ha le risorse per sviluppare e mettere in commercio una nuova molecola. Questa è la realtà. Oggi un nuovo farmaco necessita di circa 10 anni di sperimentazione per poter entrare in commercio. Capite bene con quale investimento. E allora come sta cambiando lo scenario? E siccome le aziende devono sopravvivere, perché non sono enti di beneficenza, hanno capito che per sopravvivere forse gli conviene avvicinarsi a quello che è il concetto di alimentazione sana. Ed ecco svelato l'arcano, come mai un'alimentazione salutistica in qualche modo può servire a contenere la spesa farmaceutica. E allora entriamo un attimo nel vivo. Io non volevo nemmeno farvi vedere le diapositive, volevo solo mettervi al corrente di quello che sto per dirvi, e cioè che esistono nell'Università del Bari, ma in tutta Italia e nel mondo, persone che stanno lavorando per cercare di capire un po' meglio come funzionano gli alimenti. Perché guardate, un giochetto che faccio spesso con i miei studenti è quello di ricominciare a dare le definizioni delle parole. Molto spesso noi diamo per scontato le definizioni delle parole, no? Ma per esempio, se qua dentro qualcuno adesso vi chiedesse che cos'è un farmaco, secondo voi è facile definire? Oppure che cos'è un alimento? Tutti i giorni ognuno di noi si nutre, prende un alimento, ma riusciamo a dare una definizione? Io credo che la difficoltà di dare definizioni a queste due stupide parole deriva proprio dal fatto che più passa il tempo e più i cambiamenti ci sono e più le scienze analitiche e chimiche vanno avanti, più, vabbè, lasciamo perdere queste diapositive se no non ne usciamo più,
Guardate come lo scenario è che si presenta a tutti coloro i quali si interessano della salute, quindi in qualche modo dei farmaci e degli alimenti, è complicata. E allora entriamo un attimo nel vivo. Io non volevo nemmeno farvi vedere le diapositive, volevo solo mettervi al corrente di quello che sto per dirvi, e cioè che esistono nell'Università del Bari, ma in tutta Italia e nel mondo, persone che stanno lavorando per cercare di capire un po' meglio come funzionano gli alimenti. Perché guardate, un giochetto che faccio spesso con i miei studenti è quello di ricominciare a dare le definizioni delle parole. Molto spesso noi diamo per scontato le definizioni delle parole, no? Ma per esempio, se qua dentro qualcuno adesso vi chiedesse che cos'è un farmaco, secondo voi è facile definire? Oppure che cos'è un alimento? Tutti i giorni ognuno di noi si nutre, prende un alimento, ma riusciamo a dare una definizione? Io credo che la difficoltà di dare definizioni a queste due stupide parole deriva proprio dal fatto che più passa il tempo e più i cambiamenti ci sono e più le scienze analitiche e chimiche vanno avanti, più, vabbè, lasciamo perdere queste diapositive se no non ne usciamo più, guardate come lo scenario è che si presenta a tutti coloro i quali si interessano della salute, quindi in qualche modo dei farmaci e degli alimenti, è complicata. Allora, che cosa sta facendo? Qual è l'ottica dalla quale noi come ricercatori stiamo tentando di dare una mano anche al contenimento della spesa farmaceutica? Da sempre si dice che la dieta mediterranea fa bene. Avete appena sentito, la dieta mediterranea abbassa il colesterolo, l'unica cosa che non riesce a fare è innalzare l'HDL, pazienza, però tutti gli altri parametri riesce a modularli in senso positivo. Va bene, è arrivato però il momento di capire come e perché. Cominciamo a essere un po', lasciatemi il termine, stufi di sentire il vino rosso fa bene alle coronarie, è un antiossidante. Questa parola è iperusata, abusata e bistrattata. Che caspita vuol dire è un antiossidante? E perché il vino rosso fa bene alle coronarie? Io che provengo da una cultura di farmaceutica, so che quando dico che la lovastatina abbassa il colesterolo, so esattamente come agisce, su quale recettore, perché se metto un metile in più che succede? Poi, di fronte agli alimenti, il vino rosso è un antiossidante. E perché? Chi l'ha detto? Nel vino rosso, se io ne prendo qualche millilitro e lo inietto nei miei strumenti analitici, proverò 110, 120 diverse molecole. Quale di quella è l'antiossidante? Il transresveratrolo? Tutti conoscono questo nome, ma è così? È un polifenolo? Conoscendo un po' di chimica, chiunque di voi sa che un polifenolo è una molecola molto labile. Oh, caspita, allora quando io la bevo nel mio organismo rimane quella o si trasforma in qualche altra cosa? E smetto. Allora, tutte le problematiche metaboliche e così via. Che cosa si sta facendo? E quindi è un segnale di fiducia che vi voglio dare. Che cosa si sta facendo in molti laboratori universitari? Si sta tentando di trattare l'alimentazione e gli alimenti alla stessa stregua scientifica dei farmaci. Perché? Perché se riusciamo a capire bene qual è la molecola che in ciascun alimento ha un effetto salutistico, si può tentare di arricchire di solo quella molecola un qualunque alimento. Vi faccio un esempio e poi smetto il mio intervento. L'olio d'oliva, qui siamo a Trani, nella zona del nord barese, ha un'oliva splendida, che è l'oliva coratina, che è estremamente ricca di una molecola tra le più interessanti, che è l'idrossitirosolo è venuto. Una molecola piccola, solubile in acqua, niente di particolare, se volete vi faccio vedere la formula. Per i medici l'idrossitirosolo ha un ORAC,
questa è una sigla che misura la capacità antiossidante di questa molecola, ha un ORAC di 40.000, che è elevatissimo. Signori, l'idrossitirosolo, appena entra nel nostro organismo, si trasforma in almeno altri 15 metaboliti che noi abbiamo isolato e stiamo riconoscendo, e probabilmente solo due di questi sono quelli attivi. Allora l'idea qual è? Che se riusciamo a capire come stanno bene le cose, niente di più facile che in un impasto di biscotti di Altamura si usi un olio d'oliva arricchito con l'idrossitirosolo, in modo che quello diventi un alimento salutistico per davvero, perché ha esattamente quella molecola che scientificamente, con la stessa serietà con cui si fa per i farmaci, è stato dimostrato di avere quell'effetto. Quell'alimento che verrebbe fuori è quell'alimento famoso che ogni tanto qualcuno nomina senza conoscere bene che cos'è, che è un alimento di tipo nutraceutico, cioè un qualcosa che è un'unione tra una nutrizione e un farmaceutico. E quindi potremmo cominciare ad allontanare malattie dell'invecchiamento, malattie ossidative, e quindi potremmo portare, però con certezza e con serietà di tipo scientifico, un apporto positivo al contenimento della spesa nella farmaceutica. Non so se sono riuscito a farvi capire su che cosa stiamo lavorando, questa è l'idea e questo è il messaggio.